olivicoltori delle province di Forlì, Rimini e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 34esimo bollettino fitosanitario dell'olivo del 10 settembre 2021. Un saluto dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia Romagna e dall'AIPO OP. Vediamo ora la fase fenologica in cui ci troviamo. Siamo all'inizio dell'invaiatura con viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro. Considerazione dei tecnici. Valutate le fasi di invaiatura e inolizione, questa settimana entriamo nel merito della valutazione del grado di maturazione delle olive e della scelta del momento migliore per la loro raccolta. Diciamo subito che lo stacco delle drupe va attuato nel momento in cui si è raggiunto il massimo sviluppo del frutto e si è avuto l'aumento completo della componente lipidica. In questa fase, nella polpa diminuisce il contenuto di acqua, zucchero e acidi e aumenta quello in olio. Vi sono due metodi per determinare il momento ottimale per la raccolta delle olive da olio. Il primo è la valutazione visiva della variazione cromatica della buccia e della polpa della drupa. Il secondo, la valutazione analitica dell'evoluzione dei contenuti chimici dell'olio. Aumentano i grassi e diminuiscono gli zuccheri. La determinazione visiva del giusto grado di maturazione si attua col metodo detto GEN. Partendo da un campione di 100 olive e ponendo in relazione il colore dell'epicarpo, della buccia quindi, e della polpa del mesocarpo. Mediante calcolo con la formula otterremo l'indice di maturazione. Si ricava il momento opportuno quando il risultato si avvicina al 3,5 di indice. L'analisi chimica invece si attua determinando su campioni di olive la presenza dei grassi, che con la maturazione si innalzano, e degli zuccheri che si abbassano. Quando sia gli uni sia gli altri mantengono invariati i loro valori, si è raggiunto la maturazione industriale delle olive. Veniamo ora alla situazione climatica. Ancora assenza di piogge con temperature diurne comprese tra i 25 e i 26 gradi centigradi, con notturne tra i 10 e i 17 gradi. Si prevede che questa situazione resterà invariata anche per il resto della settimana prossima. Farà ancora caldo, ma non avremo più eccessi di calore, con temperature che non raggiungeranno i 30 gradi centigradi. Situazione fitosanitaria, mosca delle olive. In questa settimana ancora limitate sono le catture di adulti, rare sono le oviposizioni, qualche caso di infestazione. Rimane ancora in stato d'allerta, nel caso vi daremo subito notizia per intervenire. Le aziende che utilizzano imbrattanti o che hanno una difesa da agricoltura biologica mantengano le coperture con i prodotti imbrattanti. Vediamo ora la situazione locale. Rimini, le catture di adulti sono molto limitate, il livello di infezione è limitato, non si consiglia nessun intervento a contrasto. Forlì, catture di adulti molto limitate, il livello di infezione anche in questo caso limitato, nessun intervento a contrasto. Cesena, anche qui catture di adulti limitate, livello di infezione molto limitato, nessun intervento a contrasto. Cimice asiatica, sono state riscontrate alcune presenze da adulti e neanidi di seconda generazione, con femmine ancora in fase di ovideposizione. In questa fase i danni alle olive tendono a limitarsi notevolmente, non va attuato alcun intervento fitosanitario a contrasto. Occhio di pavone, lebbra, piombatura. Nelle aziende dove gli anni scorsi si sono avute infezioni fungine, se non già attuato, eseguire un trattamento con prodotti rameici o con dodina. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.